ormai del web. Vogliamo raccontare un po' la storia di Angelo Maria Perino, perché è legato al Salento. Vi dico soltanto che lui dirige un buonasera direttore, un piacere averti. Allora facciamo le cose per ordine e poi vi racconto tutto. Vediamo un contributo del direttore Perino, prego. Nel 77 a Panorama, poi è passato al Giorno, prima come inviato speciale, poi come vice capo redattore. È stato vice direttore di Italia Oggi e di Milano Finanza. È stato insignito dell'Ambrogino e della nomina Cavaliere della Repubblica. Nel 96 ha lanciato Affari Italiani, il primo quotidiano online di Italia, di cui è anche direttore responsabile. La motivazione è perché il fondatore appunto è responsabile della pubblicazione affariitaliani.it, primo quotidiano italiano online, in quanto ha esportato la sua salentinità con raffinatezza e competenza tali da conferire lustro al nostro territorio. No, su Cavaliere della Repubblica ho avuto un momento... Allora, la voce della radio, lo dico l'ultima volta, non si sente nelle spie. Noi abbiamo capito, grazie. Angelo Maria Perino, Cavaliere della Repubblica. Cavaliere della Repubblica, sì. Ah, quando? Dal presidente Ciampi e dal presidente Berlusconi. Quindi l'uno al Quirinale e l'altro a Palazzo Chigi. Dunque bipartisan. Bipartisan. Come un applauso fragoroso per uno dei giornalisti di lungo corso del nostro paese, un attento, moderato osservatore, puntiglioso e preciso. Ecco, ci aspettavamo Carnevale. Ah, è arrivato il mio amico Gigi. Ciao Gigi. Allora, dicevamo, un attento, moderato osservatore di questo nostro paese, non solo. In un momento in cui poi il nostro paese, la comunicazione del nostro paese è cambiata, sei un protagonista del web, perché Affari Italiani, tra l'altro noi trasmettiamo un programma di Affari Italiani di AI Radio nel Salento ogni pomeriggio alle 15, adesso siamo attaccati. Sì, certo. Ma io intanto mi piace ricordare che ho fatto il liceo qui al Calasanzio di Campi. E dunque mi sento... Liceo storico, frequentato anche da un grande... Da Carmelo Bene. Da Carmelo, sì. Bene. Sì. E so che gli amici di questo territorio, di Campi Salentina, sono collegati, tutti noi salentini, a questo genio straordinario che non si è riusciti a capire in vita. Ma io penso che col tempo si capirà meglio di più. Comunque, Carmelo Bene, io ero nella camera 21 del Calasanzio dove c'era stato Carmelo Bene. Fatto il liceo, sono andato a Milano per l'università e lì, dopo questa carriera giornalistica che avete descritto, ho lanciato Affari Italiani. È stato il primo quotidiano via internet e che ha appena compiuto 18 anni. È una storia di libertà, di ricerca di indipendenza all'interno di un mondo dell'editoria che oramai è nelle mani dei gruppi industriali e finanziari, e dunque forse c'è bisogno di rilanciare la nostra autonomia, recuperarla. C'è da dire che in questo momento di grande cambiamento, perché la carta stampata non ha più vita, diciamo che serve per incartare le cozze. Per incartare le cozze non è male. Tu sei stato, considerando che TGCOM è partita la grande Repubblica, cioè la grande informazione via web legata ai grandi gruppi editoriali, tu hai tenuto, come si dice, botta. Io credo di aver realizzato... Sei uno dei siti più... Siamo un sito molto seguito, sì, competiamo con Repubblica, col Corriere. Credo di aver realizzato o di star realizzando il sogno di tutti i giornalisti, che è quello di diventare i padroni di se stessi. Io sono l'azionista, il fondatore, l'editore di Affari Italiani, dunque se sbaglio è colpa mia. Segnatevi Affari Italiani tra i vostri preferiti, perché a parte dopo Repubblica e TGCOM ha centinaia di migliaia di lettori quotidiani, perché c'è un grande direttore con un grande cuore e una grande intelligenza. Angelo Maria Perino. Grazie, grazie. Chi premia? Consegna il premio Antonella Riccio, dirigente Regione Puglia.
Buonasera Antonella, poi tu sei legato alla Puglia, a parte la frequentazione, ancora tutt'oggi, le vacanze, il resto. Sì, appunto. Ti ho incontrato fortuitamente. Ci siamo visti a Erchie per la festa di Santa Lucia. Santa Lucia, io sono cercato. Mio padre faceva il farmacista qui a Brindisi, Perrino è il nome dell'ospedale. Vero, di Brindisi. Era mio zio, senatore Perrino. E quindi no, io sono pugliese. Sei salentino. Anche se due terzi della mia vita l'ho vissuto a Milano. Pensavo che a Milano ci fosse la vita e il futuro, eccetera, eccetera. No, il futuro è qui, nel Salento, in questo bellissimo Salento, in questo pezzo di Salento che non si piange addosso, che forse in questa chiave enogastronomica ha trovato uno dei driver del successo futuro. Guagnano, con questo straordinario sindaco che si batte da leone, è il caso di dire, si fa vedere stasera, ecco qua. Di voler essere, ecco. Vieni a passi così senza nemmeno niente, non vieni a salutarci, vieni Fernando Leone, vieni a salutarci il sindaco, è un sindaco adesso. Sarebbe molto facile, visto che abbiamo collaborato nella realizzazione di questo evento, parlarne in maniera positiva, ma noi ci siamo visti in braghe con 40 gradi pomeriggio a lavorare, a tener testa a un sacco di... Un grande sindaco, dicevo. Un lavoratore, sindaco operaio. Si batte da leone, ribadisco, ha fatto di questa manifestazione un evento nazionale e ha dato a Guagnano il posto che merita. Sembrava un paesino sconosciuto nella carta geografica, improbabile, tra campi, Novoli e non si sa bene cosa, vicino ad Albano più o meno, invece no, da stasera, e siamo solo all'inizio, Angela, avremo bisogno di affari italiani. E sulla cartina della Puglia con i caratteri cubitali. Evviva Guagnano! Grazie. E avremo bisogno di te, Angela. Grazie. Allora, prima di dare la parola al sindaco, il nostro dirigente, buonasera signor. Sindaco, al nostro direttore, soprattutto di Affari Italiani, che io sono onorata di premiare questa sera, perché lui è un validissimo partner di chi si occupa come me di promozione del turismo. È stato nostro ospite a Castro, a Guagnano recentemente, e lo troviamo qui stasera ad essere premiato perché si spende. Cioè lui poi, dopo gli educational, torna a casa nella sua redazione e parla di noi. E diventa nostro testimonial, e io credo che più che mai sia meritevole di questo premio, perché lavora tutti i giorni per la promozione del nostro territorio, come facciamo tutti noi nel nostro ambito lavorativo. Sì, complimenti particolari alla Regione, perché è proprio attraverso il lavoro sul turismo che state facendo la Puglia oggi può vantare di essere, oggi qualcuno diceva, la nuova Sardegna. Io dico di più, perché è più bella, è più ricca, è più densa di significati. Ce lo auguriamo tutti. Premio alla comunicazione Terre del Negramaro 2016, Angelo Maria Perrino. Ricordatevi Affari Italiani, ogni giorno. Se cliccate TGCom, Repubblica, Corriere, c'è da fare il confronto con il grande Angelo Maria Perrino. Complimenti per il tuo lavoro, direttore, grazie.